Bentornati al tutorial di Ravenna Web TV. Oggi siamo con Sara. Natale passato, faremo un trucco per la festa di Capodanno. Per il trucco iniziamo dagli occhi. Prima abbiamo già steso una base opacizzante, fondotinta, correttore e cipria. Poi abbiamo ridisegnato le sopracciglia perché Sara le ha tatuate. Con un eyeliner compatto, cremoso, oppure anche con una matita nera vado a creare la bordatura, l'attaccatura delle ciglia. Con un pennellino pulito andiamo a sfumare la matita. Mi raccomando, io ho fatto questo con un eyeliner cremoso, se lo volete sfumare dovete usarne uno così, altrimenti se usate il vostro semplice eyeliner fluido non funziona, quindi utilizzate una matita in alternativa. Sempre con lo stesso eyeliner o la stessa matita andiamo a fare la banana sulla piega della palpebra. Mi raccomando, fatela sottile, che dopo la dobbiamo sfumare. Riprendo il pennello di prima e vado a sfumare. Prendiamo l'ombretto verde, il colore è questo, un verde scuro, e lo andiamo ad applicare sulla palpebra mobile nella parte esterna, in questa maniera. E passiamo anche un po' sulla linea che abbiamo fatto della banana. Stessa cosa nell'altro occhio. Adesso sfumiamo verso l'esterno l'ombretto che abbiamo applicato prima. Considerate che questo che ho usato è un ombretto wet and dry, l'ho steso da bagnato e adesso lo vado a sfumare da asciutto, prendendone un altro po' da asciutto. Apri. Con un ombretto più chiaro vado a colorare la palpebra mobile al centro. Sempre con lo stesso ombretto, però preso da asciutto, vado a sfumare l'angolo in alto. Picchiettando. Se volete che sia più intenso il colore, potete usarlo ancora da bagnato, però state attenti a non prendere troppa acqua perché sennò prendete troppo colore. Eyeliner iniziale oppure matita, andiamo a fare una piccola bordatura sotto, guarda in su. Mi raccomando, restate il più possibile attaccati all'attaccatura delle ciglia, non andate sotto. Non andate a toccare ovviamente la riga sopra perché rimane comunque sollevata. Dopo aver sfumato la matita che ho messo sotto, applico un po' di ombretto, quello scuro. L'ultimo ombretto che utilizzo è un ombretto chiaro. Diciamo che non è un bianco bianco, è un bianco un po' tra il dorato e il rosato, quindi un bianco un po' caldo. Lo applico, chiudi, nell'interno, nella parte più interna dell'occhio. Sempre con lo stesso ombretto così chiaro vado a sfumare fino al sopracciglio. Sempre col colore chiaro vado a fare i punti luce. Qua là in su, qui al di sotto della linea. E nell'angolo interno dell'occhio, sotto.
Riprendo l'eyeliner iniziale e vado a rifare una piccola linea all'attaccatura delle ciglia. Chiudi. Mi raccomando, molto, molto sottile. È come se andassimo a sporcare la zona infracigliare. Apri. Non si deve notare, chiudi. Non si deve notare ad occhio nudo che uno ha una linea d'eyeliner, perché non deve essere una linea proprio precisa, ma deve essere proprio un riempimento con il colore. Chiudi di mascara. Chiudi. Dopo il mascara, per finire le ciglia, possiamo anche, volendo, applicare un po' di gel. È un gel specifico per brillantini. Lo applichiamo un po' sulle ciglia. Superiori, inferiori, come più vi piace. Prendiamo i brillantini in polvere libera e li applichiamo sulle ciglia. Io mi appoggio. Per le labbra restiamo abbastanza naturali, una matita rosa, segniamo un po' il contorno, anche perché Sara ha le labbra molto carnose, se le andiamo a mettere una matita troppo forte, un trucco troppo forte, diventa un po' volgarotta. Lucidalabbra trasparente, leggermente rosato, con qualche brillantino, lo applichiamo sulle labbra, dove abbiamo precedentemente sfumato la matita di un rosa molto naturale. Un velo di fardo rosato. E Sara adesso è pronta per la festa di Capodanno. Una cosa, io le ho fatto un trucco un po' forte. Questo perché? Prima di tutto perché i suoi occhi sono talmente grandi, c'è talmente tanto spazio che uno si può lasciare andare. Secondo, perché è la festa di Capodanno e si può tranquillamente usare. Terzo, perché a fare qualcosa in meno fate sempre in tempo. Quindi questo è il massimo. A scendere decidete voi. Di Capodanno di Sara abbiamo utilizzato inizialmente una base opacizzante, fondotinta, correttore e cipria. Dopodiché abbiamo truccato gli occhi con un eyeliner compatto, è in crema, si utilizza con l'acqua, nero, un ombretto verde scuro e un ombretto verde azzurro chiaro, una matita verde. Un ombretto chiaro di una tonalità abbastanza calda, quindi tra il rosa e il dorato, un fardo rosato, i brillantini che abbiamo applicato dopo il mascara con un gel, i brillantini oro. Dopodiché abbiamo colorato leggermente le labbra con una matita rosa delicato molto naturale e un lucidalabbra rosato trasparente. Questa era l'ultima puntata dell'anno. Io vi auguro buon 2011, mi raccomando, divertitevi a Capodanno, non bevete troppo, cuccate di brutto e niente, ci vediamo l'anno prossimo con i tutorial di Ravenna Web TV.